Grazie Marasca, proseguo questo incontro parlando di deontologia professionale. Una delle domande che mi fanno più spesso i nostri studenti o gli interessati alla scuola è: potrò lavorare dopo questo percorso di studi? Ed effettivamente è un nodo centrale della lezione di deontologia. Sì, la risposta è sì, il naturopata può a tutti gli effetti lavorare. Ed è questo lavoro sostenuto da fonti legislative molto fondanti il nostro sistema legislativo, partendo dalla Costituzione arrivando al Codice Civile. Quindi, pur non essendo una professione ancora regolamentata, per cui non è stata emanata una legge, non vuol dire che operare in questo ambito sia contro la legge, è un ambito extra legem, cioè è un ambito di cui il legislatore non si è ancora occupato. Ma come dico spesso ai nostri studenti durante la lezione, questo non è un fatto nuovo per l'Italia. Tante professioni che oggi diamo per scontate, che fanno parte ormai del mondo del lavoro anche da decenni, alcune più recenti, sono un po' partite dal basso, da un'esigenza della popolazione che crea nuove figure di lavoratori che poi vengono recepite dal legislatore. Il mercato del lavoro è un mercato molto flessibile, le esigenze cambiano. Provate a pensare a quante figure, di professionisti a cui oggi siamo abituati, forse che diamo anche per scontato, che non esistevano fino a qualche decennio fa. Ad esempio il social media manager, tantissimi lavori che hanno a che fare con il digitale, con i nuovi strumenti di comunicazione. Anche il naturopata è una nuova professione, anche se in realtà il naturopata affonda le radici in una tradizione secolare, più che secolare, millenaria. Questo è un tassello che ci dà forza, perché occuparsi della salute in un certo modo appartiene veramente alla nostra storia, dai tempi della scuola ippocratica in poi. Il naturopata, come dicevo, è una professione non regolamentata. C'è stata una legge, la legge 4 del 2013, che si è occupata delle professioni non regolamentate. E spesso mi è capitato di sentire in segreteria, nelle nostre aule, parlando: ah, la legge sui naturopati. Non è una legge sui naturopati, è stata una legge importante per il nostro settore perché siamo una professione non regolamentata, perché di questo si è occupata questa legge. A seguito di questa legge, a giugno 2013, è uscita la norma UNI, che si è occupata di naturopata, del naturopata. Lumen era presente nella commissione che ha stilato quella norma ed è presente oggi nella commissione che sta stilando la nuova norma, perché periodicamente le norme vanno aggiornate. La norma non è abilitante, ma è qualificante. Cosa vuol dire? Vuol dire che rispettare determinati canoni dati ad esempio da questa norma e che la nostra scuola rispetta è come un bollino di qualità. È un bollino che ti garantisce che quella scuola, che quel professionista rispetta degli standard di un certo livello. E quindi io consumatore sono tutelato perché il professionista che ho davanti è un professionista con una certa preparazione. Il sistema della norma in Italia è un sistema facoltativo che spesso prelude, ma non c'è niente, non c'è un iter scritto, un iter obbligato, a una successiva legiferazione da parte dello Stato italiano. Ce l'auspichiamo perché ormai è da tanti anni che professionisti, realtà di settore, comitati, organizzazioni propongono, spingano affinché ci sia un riconoscimento. Ma badate bene, non è fondamentale per lavorare. Quello sarà un riconoscimento che ci potrà chiaramente
chiarire il nostro ambito di lavoro ancora più nel dettaglio, ma vi assicuro che nel nostro corso di deontologia l'ambito del lavoro del naturopata è chiarito in modo minuzioso, perché è fondamentale. Il naturopata che ha presenti le basi del proprio lavoro, a livello umano, professionale, di intervento, non sforerà nell'ambito di un'altra professione, che spesso è la difficoltà più importante, quella per cui veniamo più chiamati in causa a volte, è quell'ambito di chiaro scuro che a volte lascia perplessi alcuni professionisti. Avere chiaro qual è il mio ambito di lavoro, quale concetto di salute sto perseguendo, cosa voglio fare con il mio cliente, qual è il percorso che propongo al mio cliente, mi metterà al riparo da spiacevoli inconvenienti legati all'esercizio della mia professione. Il fatto che non ci sia una legge in questo ambito non significa che organismi internazionali del calibro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità non si siano occupati, non si occupino tuttora di naturopatia e di medicine tradizionali. Nel 2010 l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in collaborazione con la Regione Lombardia, ha emanato il Benchmark for Training in Naturopathy, quindi delle linee guida per quanto riguarda la formazione del naturopata e quindi la preparazione di questo professionista. Richiamando il valore della naturopatia, il valore delle tradizioni, i valori fondanti, quindi i fondamenti su cui si basa il nostro lavoro, ha richiamato anche una formazione ottimale per il naturopata. Lumen dal 2012 si è adeguata a queste linee guida che sono state date e tutt'oggi Lumen offre una formazione approfondita, dettagliata, che segue questi canoni. Da un recentissimo sondaggio si stima che a livello globale una persona su quattro cambierà lavoro nel 2021, soprattutto nella classe dei giovani. E qual è uno dei motivi principali per cui i giovani vogliono cambiare lavoro? La ricerca della soddisfazione. E devo dire che il naturopata, coinvolgendo anche un percorso personale, la scuola di naturopatia è sì un percorso professionale, ma si accompagna un lavoro individuale su se stessi, sulla propria salute, sul desiderio di migliorare la propria vita e di portare questo miglioramento nella propria professione. Quindi, dicevo all'inizio, in un mercato del lavoro sempre più flessibile, che ricerca nuove figure che rispecchino le nuove esigenze di benessere, sembra che con gli ultimi accadimenti che hanno stravolto la vita di tanti di noi, sembra che il benessere sia uno dei punti fondamentali da ricercare anche in ambito lavorativo. E come non scegliere un lavoro come il naturopata? Che posso svolgere come libera professione, quindi scegliendo l'ambito lavorativo, l'orario e i giorni di lavoro. Ma oggi il naturopata, quindi un professionista legato al benessere, può lavorare in tantissime altre strutture, in strutture che si occupano di fitness, ad esempio, in centri termali, ma anche in centri legati al turismo, perché oggi lo svago è molto collegato anche alla ricerca di un buono stato interiore, di salute, di benessere. E come dicevo prima, basta cogliere nuove esigenze per ampliare il proprio ambito lavorativo. Non ultimo, la longevità sana. Siamo uno dei paesi più longevi del mondo, ma aumentare la lunghezza della vita non sempre significa migliorare la qualità della vita. E un professionista come il naturopata ha molto da dare anche in questo ambito, aiutando, insegnando sani stili di vita funzionali anche ad un miglioramento della qualità della vita in ogni fascia di età. Grazie di essere stati con me. Spero di vedervi in classe. Passo la parola ad Amarasca.